passati al federalismo, con tutto quello che non vuole ritornare alla questione meridionale, ma insomma, mi sembra che qui non si sia cambiato una virgola dei problemi che riguardano l'Italia, indipendentemente dal governo che ci hanno governato dai 45 ad oggi, perché è rimasto i nodi che portano l'Italia a essere un paese a sottosviluppo, sono rimasti tali. Per quanto riguarda il patto di stabilità, io l'ho già detto altre volte e lo ripeto qui, non mi vergogno certo a dirlo, il patto di stabilità per i comuni e le regioni virtuose va cambiato, perché non è possibile che noi si debba pagare per quei comuni, per quelle province, per quelle regioni che non solo non rispettano il patto di stabilità, ma impediscono all'Italia di poter superare questa fase difficile con il loro comportamento. Sono regioni senza fannoni, la Sicilia, la Calabria, Napoli, guardiamo questi giorni, insomma, quando si vede insomma, se ne passano le voci, quando si vede Napoli, come se potrebbe essere un servizio dall'Afghanistan, dall'Iraq, e qui invece l'Italia dove non si riesce a risolvere questi problemi strutturali, questi paesi. Però è anche vero che regioni come della Toscana, per fare un'autostrada che ci vede Cassa Grosseto, passa una vita e a tutt'oggi ancora siamo in fase nemmeno di risoluzione, una volta approvato il progetto il giorno dopo si riapre un'altra volta, cioè non si riesce a superare neanche questi problemi strutturali di una regione che avrebbe bisogno anche una mobilità di due diversi, posso dire, quando io parlo della tangenziale di Empoli, io mi riferisco anche alla tangenziale toscana. Ci sarà un interporto che arriva fino a Pontedera, si era pensato a un progetto viario su acqua attraverso lo sgommatore e lettera porta lì, ci sarà una Firenze Pisa di Livorno che si pensa di mettere autostrada quando comunque delle aree tecniche potrebbero andare sotto, serve solamente a far cassa prima comuni sostituiti e poi dopo oggi c'è la provincia a Valverde. Quella superstrada non serve altro, non è un asse viario che ti permetta di avere da un porto e da un'eccellenza, ma dovrebbe essere di turno una strada che trasporta merci verso Roma, verso Genova e verso Firenze. Come voglio dire, anche il sistema federale si sta potenziando ora, siamo alle diarie tra Firenze e Pisa di dover fare l'aeroporto, cioè ci si vede anche un aeroporto che Firenze sarebbe meglio non avesse da più. Perché un aeroporto su Firenze secondo me sono devastante, pensando che con un treno una vetta in poco più di 45 minuti da Pisa si arriva a Firenze. Non è la mia idea, perché il mio partito anche la pensa così. Pensano che è meglio interrare a Firenze Mare piuttosto che lasciare l'aeroporto di Pareto a un piccolo aeroporto, invece un grande aeroporto. Le differenze sostanziali sono tante, ma ci sono delle cose che non sono state fatte da governi neanche quando la sinistra era in potere, che lavoro potere se mi piace, non cambiare le idee. Allora, la nostra regione, la nostra città, lei è in una fase di sottosviluppo, sia per il sistema viario, sia per le scelte che prendiamo sulla burocrazia. Se noi andiamo a confrontarsi tra il comune nostro e il comune di Prato, che tra comune c'è minore burocrazia, non vedremo che qualche responsabilità noi ce l'abbiamo sul fatto che l'economia va un parte da noi, va un parte. Ci sa l'industria ferma, ci sa le costruzioni ferme, ci sa tutte le infrastrutture che sono fermine. Non scaliamo tutto a livello di governo, perché è facile dire il patto di stabilità che ci blocca. Siccome il patto di stabilità blocca anche gli altri comuni, ci sono dei comuni che vanno decisamente meglio di noi. E poi ripeto, allacciandomi al termine organizzatore, io vorrei sapere quanto la si è fatta bella, mentre gli altri facevano discorsi demagogici e invece loro raccoglievano il sudicio da gran parte delle province e hanno fatto di strade, piste ciclabili, verde, hanno dato alle persone del comune grandi cose. Da noi per ora non siamo appaltati a vari enti, tutto quello, e ci viene a costare tutto di più e alla fine
lunga discussione, perché oggettivamente questa verifica degli equilibri non pone delle grandi novità rispetto a quanto appunto abbiamo notato discutendo bilancio e previsione. Quindi evidentemente il nostro giudizio su quel bilancio è un giudizio negativo, e tant'è il giudizio sulla verifica degli equilibri per l'attuazione del programma, perché coerentemente con quell'espressione di voto noi voteremo oggi nel contrariamente. Però vedo che tutti comunque sono andati fuori tema, e quindi corre dovere di intervenire. Io credo che l'invito che faceva la capogruppo del Partito Democratico sia senz'altro un invito positivo, cioè quello a discutere sui temi, e scorgevo anche una disponibilità da parte della maggioranza, almeno formalmente, alla eccezione di alcune istanze da parte dell'opposizione, quando queste sono istanze e non sono evidentemente velleitarie o provocatorie o strumentali. E devo dire che da parte nostra cerchiamo sempre, probabilmente non ci riusciamo, di non farlo. Però va anche detto che questo clima che auspicava il Partito Democratico, il gruppo del Partito Democratico, nella parole del suo capogruppo, spesso in quest'Aula non si realizza, perché purtroppo le opposizioni, qualunque cosa presentino, anche qualora questi documenti o siano semplicemente delle proposte verbali, vengono sistematicamente e con un rigore quasi scientifico, certosino, bocciato. Quindi evidentemente questo clima di dialogo, di confronto sulle proposte per il governo della città, e lo dice una parte all'interno di questo Consiglio Comunale, non è esente da aver criticato duramente il governo nazionale sulle scelte del patto di stabilità, prendendo anche, quando ce n'è stato bisogno, tra virgolette, le difese dell'amministrazione laddove questa era costretta a scelte dettate dal governo nazionale, e quindi alle logiche vessatorie del patto di stabilità. Quindi questo, come dire, con la massima responsabilità pur essendo all'opposizione. Però è anche vero che quando poi si fanno le proposte vorremmo vedere da parte della maggioranza la disponibilità nel rispetto ai ruoli, perché noi appunto non siamo in maggioranza e non intendiamo entrarci. Però evidentemente quando facciamo le proposte di governo, perché abbiamo saputo questa volta dovrebbero essere proposte di governo, pur restando fermamente all'opposizione, perché così è stato il volere di chi appunto ci ha eletto circa un anno fa, evidentemente vorremmo avere e trovare risposte, una risposta diversa nelle file della maggioranza. Quindi ben venga per esempio la riflessione su quell'allargamento da parte della regione dei vincoli del patto, però vorremmo per esempio quella riflessione, siccome pesa un macigno il patto di stabilità, come tutti sappiamo, sulla realizzazione delle opere pubbliche, quella valvola di sfogo magari fosse, come dire, l'occasione per fare anche una riflessione sulle opere prioritarie all'interno delle commissioni competenti, e quindi coinvolgere anche magari le opposizioni nella, come dire, difficile compito di provare a trasformare quello che solitamente è una riflessione, il bilancio pluriennale con l'allegata pianificazione delle opere pubbliche, e trasformarlo magari in un qualcosa che coinvolga tutta la città attraverso il coinvolgimento di tutti i consigli. Grazie. Sì, consigliere, sono... grazie, prego. Sì, grazie per la parola, Presidente. Diceva